Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. È stata la settimana in cui è ricaduta il trentennale della strage dei Giorgofili che a Firenze nella notte tra il 26 e il 27 maggio del 1993 provocò 5 vittime e ingenti danni al patrimonio culturale. Il Consiglio regionale in prima linea ha organizzato una serie di eventi e patrocinato molti altri per ricordare l'attentato mafioso al cuore dello Stato. Angela e Fabrizio Nencioni, le loro figlie Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni, lo studente di architettura Dario Capolicchio, sono le 5 vittime innocenti che la notte fra il 26 e il 27 maggio del 1993 persero la vita per una bomba che provocò anche 41 feriti, distrusse la storica Torre del Pulci, dove ha sede l'Accademia dei Giorgofili, causò ingenti danni a tutto il patrimonio culturale e abitativo circostante, lasciando moltissime famiglie senza un tetto. Le indagini svolte e i processi celebrati in questo lungo intervallo di tempo hanno permesso di individuare, grazie all'impegno di un pool di magistrati, fra i quali Gabriele Chelazzi, gli esecutori e i mandanti interni della strage appartenenti all'organizzazione criminale Cosa Nostra. Altre bombe esplosero lo stesso anno a Roma e Milano, a conferma di un disegno criminoso che voleva condizionare il funzionamento degli istituti democratici e lo svolgimento della vita civile del Paese. Da allora i responsabili sono stati consegnati alla giustizia, ma la volontà di fare luce sulle ombre che ancora permangono resta intatta, come intatto resta nella memoria il ricordo di quelle vittime innocenti. Di loro si è parlato, ricordando quella maledetta notte, al cinema La Compagnia, nell'incontro dal titolo La strage di Via dei Giorgofili, un racconto lungo 30 anni, giustizia, memoria, verità, valori che contano per le nuove generazioni, iniziativa organizzata dalla Regione e dedicata ai ragazzi delle scuole medie e superiori. Nel pomeriggio spazio al convegno, sempre al cinema La Compagnia, dal titolo 30 anni dalla strage, verità storica e verità processuale, a cura dell'associazione tra i familiari delle vittime della strage di Via dei Giorgofili, con la collaborazione e il contributo di Regione Toscana e Fondazione Sistema Toscana. Nel corso della giornata il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ha incontrato il Parlamento degli studenti nel ricordo delle vittime dei Giorgofili insieme a Tina Montinaro, alla presenza del questore della provincia di Firenze, Maurizio Auriemma. Un momento emozionante ascoltare la signora Montinaro, le sue parole, come dalla rabbia, dal dolore è riuscita a costruire speranza, a mandare un messaggio di speranza alle ragazze e ragazzi più giovani. Ai ragazzi dico non voltatevi mai dall'altra parte, non siate indifferenti, la mafia non è solo quella stragista che ha ucciso tante donne e tanti uomini, tanti magistrati, poliziotti, bimbe e bimbi, la mafia è qualcosa di più profondo e serve un paradigma culturale. Bisogna partire dalle scuole, bisogna impegnarsi perché ognuno di noi diventi sentinella di legalità. Abbiamo vinto noi perché i nostri giovani, la società è cambiata e dopo 30 anni siamo qui, insomma, comunque a parlare di quegli uomini, quindi abbiamo vinto noi. Vado nelle scuole da 31 anni e quindi almeno insomma vedi questo cambiamento, quindi è chiaro che mi rincuora veramente. Quando le mafie non compiono atti così eclatanti è il segno che le mafie sono sotto profilo, non è assolutamente vero, anzi è vero il contrario. Se le mafie non uccidono vuol dire che sono forti e non si sentono minacciate da niente, non hanno nessuno da eliminare e intanto continuano appunto a fare i loro affari. La situazione in Toscana è di un paese che chiaramente diventa estremamente attrattivo perché è un'economia in piena evoluzione, c'è tutta una serie di attività produttive legate al turismo, all'accoglienza, alla ristorazione, sono da sempre gli ambiti preferiti per le mafie, per l'infiltrazione. Fra l'altro sapete tutti che abbiamo questa questione annosissima del ciclo dei rifiuti, sto parlando del caso del Cheu ma non soltanto, su cui abbiamo visto una dolorosissima da ammettere triangolazione fra mondo politico, parte del mondo produttivo e associazioni criminali di stampo mafioso. Un'intera giornata dove il Consiglio regionale è protagonista di una memoria, di una strage che ha colpito nel cuore di Firenze, che voleva dimostrare che la mafia poteva arrivare ovunque, a colpire ciascuno di noi in ciascuna parte dell'Italia, nei luoghi della cultura. Per questo come Consiglio regionale della Toscana siamo partecipi a questa che non deve essere soltanto una ricorrenza formale, ma è il
il fatto di ricordare e tramandare dei valori, dei principi che ci portino ciascuno di noi a impegnarsi costantemente e quotidianamente in una lotta. L'importante è parlarne, questo ci chiedevano Borsellino, Falcone, e questa giornata ne parla e dimostra dove la Toscana sta, da che parte sta, dalla parte dei diritti, della libertà, della pace, soprattutto al cospetto di una lotta contro la mafia che dobbiamo portare avanti ciascuno di noi. Nel pomeriggio, nel piazzale degli Uffizi, un momento di raccoglimento di fronte alla teca della Quarto Savona 15, i resti dell'auto della scorta di Giovanni Falcone coinvolta nella strage di Capaci. Abbiamo voluto, d'intesa, accogliendo il pensiero del Presidente del Consiglio regionale, lo ringrazio, Presidente Mazzeo, per la disponibilità e la stima che rivolge ogni giorno alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, poter mettere la Quarta Savona 15, i resti della macchina che era di scorta al giudice Falcone, che per noi, come ripeto da un po' di tempo, è un po' il nostro sacrario, il sacrario della Polizia di Stato, perché all'interno si sono sacrificati Antonio, Rocco e Vito, e quindi tenerla qui nella Galleria degli Uffizi a fianco alla Via dei Georgofili, in questo ricordo, visto che sono passati 30 anni dalla strage di Georgofili e 31 dalla strage di Via Capaci, e voler rappresentare un messaggio concreto di ricordo, di memoria, di rispetto, e anche di prendere esempio da questi giovani che hanno sacrificato la loro vita per difendere il nostro paese e garantirci libertà e democrazia. Mi precipitai subito in Via dei Georgofili, dove c'era solo Franco Scaramuzzi, il mai dimenticato rettore dell'Università di Firenze, l'uomo che in quel momento presiedeva l'Accademia dei Georgofili, e con lui facemmo il primo sopralluogo, entrammo dentro gli Uffizi, e da lì la scoperta poi che sotto le macerie Fabrizio Nencioni, Angela Fiume sua moglie, Nadia e Caterina le bambine, e Dario Capolicchio dall'altra parte della strada colpito nel suo appartamento. Una tragedia, l'intimidazione di tutta la cupola mafiosa, e nel 1998 la giustizia a tutti d'oro dall'ergastolo, più di 36 condanne, e in questo caso giustizia è stata fatta grazie a dei magistrati fiorentini validissimi come Pierluigi Vigna, Chelazzi, Nicolosi, e oggi la cultura della memoria per educare i giovani a ciò che deve essere una Toscana, un'Italia che verso la mafia e la criminalità organizzata non offre sconti. Degli studenti di un istituto superiore del Valdarno Aretino hanno vinto un progetto inerente ad un bando su Erasmus Plus che ha consentito alla Commissione Europea del Consiglio regionale di poterli ricevere all'interno dell'auditorium. Vediamo il servizio. L'Europa come grande opportunità è il messaggio forte arrivato alla fine dell'incontro che si è tenuto nell'auditorium del Consiglio regionale tra 84 studenti delle classi terze dell'Istituto di Istruzione Superiore Benedetto Varchi di Montevarchi, in provincia di Arezzo, vincitori di un progetto nell'ambito del bando Erasmus Plus, e la Commissione Europa presieduta da Francesco Gazzetti. 8 classi terze del Varchi si sono aggiudicate il finanziamento da 30.000 euro offerto dalle Azioni Jean Monnet per stimolare l'insegnamento e la ricerca sull'Unione Europea. Il progetto, a cui gli studenti hanno dato il nome di Me and EU, li accompagnerà nell'arco del triennio fino alla classe quinta nel 2024-2025. Al termine di questo primo anno, professori e ragazzi coinvolti hanno chiesto un incontro con la Commissione Europea del Consiglio regionale per illustrare il loro lavoro. È con grande soddisfazione che abbiamo aperto anche questa nuova fase di lavoro della Commissione Europa, anche qui con un lavoro condiviso, un lavoro che tiene di conto anche delle energie e soprattutto delle idee che nascono agganciate all'Europa sul territorio della nostra regione. Quindi davvero un'iniziativa da ripetere e un'iniziativa dalla quale abbiamo soprattutto noi imparato molto, e credo che questo sia un elemento positivo da appunto replicare e far crescere ancora di più. Oggi è stato molto bello ricevere i primi 80 studenti del liceo Benedetto Varchi di Montevarchi che incontrano il Consiglio regionale, le commissioni regionali, in particolare la Commissione Europa e la Commissione Istruzione e Cultura, e stanno facendo un bellissimo progetto triennale di approfondimento e conoscenza della dimensione della cittadinanza europea, del loro essere europei. Oggi li abbiamo ascoltati, ci hanno fatto vedere i primi risultati del loro lavoro, video molto ben costruiti, autoironici, intelligenti,
studenti ed è stato bello dialogare con loro e essere a loro a disposizione. Credo che una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, più consapevole di che cosa vuol dire abitare le istituzioni scolastiche anche da studenti, oggi possa essere più utile anche alle decisioni pubbliche e agli indirizzi politici che noi dobbiamo determinare ogni giorno. Ed è stato molto bello raccogliere anche le loro suggestioni, come dare loro la dimensione, una dimensione della politica che forse non conoscono, non immaginano e che può far venire voglia a loro, anche a loro, di condividere l'impegno nelle istituzioni. È importante che i ragazzi si avvicinino alle istituzioni, in questo caso c'è una bella unione, perché c'è un'unione fra l'istituzione della Regione Toscana e l'istituzione europea. Io invito a approfondire questo argomento, perché l'Europa forse noi non la conosciamo così bene. In questo momento i giovani stanno studiando proprio per avvicinarsi alla comunità europea e capire quello che succede, quelli che sono i meccanismi. Noi come Commissione siamo andati a Bruxelles, abbiamo capito tanto di più e diamo sicuramente un senso maggiore al ruolo che svolgiamo all'interno della Commissione. Quindi il lavoro che stanno facendo i nostri giovani, il supporto che forse potranno anche darci con questo percorso di studi, sarà per noi fondamentale. Ecco perché oggi siamo ad ascoltare il lavoro che stanno svolgendo. Il progetto si articola su 3 anni. La prima fase, i ragazzi si sono focalizzati su che cosa l'Europa propone ai giovani, quali sono le offerte che l'Europa dà ai giovani. Nel secondo anno invece gli studenti si focalizzeranno sulle istituzioni europee, quindi il loro funzionamento, quali sono. È l'ultimo anno, quando i ragazzi ormai insomma sono più grandi e si avvicinano anche all'esame di Stato, che è chiamato anche esame di maturità, ci sembrava opportuno che loro riflettessero su che cosa invece loro, come studenti, come giovani, possono dare all'Europa. Viene definita anche una malattia invisibile, parliamo della fibromialgia, al centro di una fatica letteraria dal titolo evocativo Avrei voluto urlare. Avrei voluto urlare non è solo il titolo del libro presentato nella sala Fanfani di Palazzo del Pegaso, ma è il grido di tanti pazienti che l'autrice Pietrina Oggiano ha voluto far sentire con tutta la forza possibile, affidando il racconto di questa malattia invisibile alla protagonista Pitti. Un romanzo verità delle edizioni del Faro, in cui Pietrina Oggiano si rivela indagatrice attenta e appassionata dell'animo umano. È la voce praticamente di tanti fibromialgici, siamo circa 2 milioni e più, e quindi Avrei voluto urlare proprio un urlo, diciamo, di richiesta, proprio per far riconoscere questa patologia, che è appunto la fibromialgia, che ancora oggi non è riconosciuta, come ben sapete, non risulta nei LEA. Quindi ho voluto comunque dare voce appunto a tutti coloro che soffrono di sindrome da dolore cronico diffuso, che è appunto la malattia. C'è la mia storia innanzitutto, ovviamente, perché io penso che per poter raccontare agli altri bisogna prima raccontarsi, per cui chiaramente ho voluto raccontare quello che è la mia esperienza vissuta sulla mia pelle, e quindi la malattia, quello che comporta essere malati da sindrome da dolore cronico diffuso, quello che significa vivere con la fibromialgia, una malattia appunto non riconosciuta, che chiaramente ti porta anche ad avere un impatto molto forte a livello sociale, perché spesso veniamo appunto emarginati, veniamo etichettati, non veniamo compresi, questo sia nell'ambito lavorativo ma anche proprio nell'ambito sociale di tutti i giorni, quindi nel quotidiano, ecco, quindi questo è. È una patologia sulla quale la Toscana ha fatto tanto negli scorsi anni, abbiamo riconosciuto un percorso diagnostico-terapeutico, stiamo cercando di implementarlo, ormai in tutte le aziende sanitarie c'è un percorso, un centro di riferimento per la fibromialgia, però, e questo è il tema della giornata di oggi, spesso la fibromialgia è difficilmente diagnosticabile, ma soprattutto è difficilmente creduta, perché è una forma che genera un dolore diffuso e ovviamente poi sul posto di lavoro, nei rapporti con i familiari, spesso chi è affetto da questa patologia, oltre a soffrire, deve farsi carico anche del fatto di non essere assolutamente riconosciuto nella propria sofferenza. E il libro di oggi è una bella testimonianza, importante testimonianza sulla vita di una paziente fibromialgica, e quindi è un modo per rendersi conto che cosa vuol dire essere affetti davvero a fibromialgia.
un libro che parla di un tema molto importante, che è quello della fibromialgia, che come Commissione regionale pari opportunità è sotto i nostri occhi come tanti altri argomenti, perché purtroppo è una di quelle malattie che colpisce molto le donne e che fanno in modo che abbiano una vita ancora più difficile e difficoltosa, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Sappiamo che le donne hanno una situazione lavorativa sia come quantità ma come qualità anche peggiore di quella degli uomini, e avere un fardello come quella della fibromialgia purtroppo comporta anche tante problematiche, non solo nella gestione familiare ma anche proprio nel mondo lavorativo. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'appuntamento con l'informazione dal Consiglio regionale della Toscana si aggiorna con voi alla prossima settimana.